C'era una volta, in un paese lontano, un cagnolino. Piccolo piccolo, un chihuahuino, una palla di cacca e pipì. Un giorno, stancatosi di stare sempre in casa, decise di fare un viaggio. Ehi, sto raccontando una favoletta! Decise di fare un viaggio. I loro padroni inizialmente non sapevano cosa fare, perché sapendo che lui è pazzo, erano un po' titubanti nel farlo proprio viaggiare insieme a loro. Però poi quegli occhioni a palla, così dolci, gli fecero così tanta tenerezza che non riuscirono a dir di no e lo portarono con loro in un viaggio a Parigi. In questa favola il Chihuahua molto famoso visse un'avventura incredibile su un treno, in un vagone con altri passeggeri. Pensate che aveva una cuccetta tutta per lui e non sopportava mica di stare nel vagone. Però dopo un po' si abituò, anzi quel suono del treno iniziò anche a piacergli. Si rilassò e si godette il suo viaggio. Ma tra sogno e realtà, tra favola e realtà, si sa, non è sempre la stessa storia. Quindi secondo voi sarà veramente andata così? Il nostro cucciolo Ray sarà riuscito a partire per Parigi? Lo stiamo per scoprire! Ciao a tutti! Lui Luis e lei Sophie e insieme siamo il Me contro te. Oggi abbiamo avuto un'idea veramente folle che probabilmente ci farà pentire di averla avuta. È l'idea più pazza che abbiamo mai avuto, perché finora abbiamo sempre avuto un po' di idee pazzerelle, ma mai, credete, mi pazza come questa. Come sapete sono tornati i Daily Vlog, quindi Me contro te racconto la propria vita qui su YouTube, e quindi per non perdervi nessuno dei nostri video e scoprire cosa combiniamo ogni giorno dovete iscrivervi al canale e guardare tutti i video. E quindi il nostro cucciolo di cacca e pipì, vieni qui, dai, vieni, grazie, arriva, ecco. Il nostro cuccioletto adesso è tornato a vivere con noi, sta nella nostra casa. E stavamo pensando che effettivamente siamo tutti e tre una famiglia, papà, mamma e cucciolo. Soltanto che non abbiamo mai fatto un vero e proprio viaggio di famiglia, un viaggio in cui viaggiamo tutti insieme come una famiglia felice. Hai detto bene, lui, famiglia felice. Ma Ray non ne vuole sapere di essere una famiglia. Lui vuole essere da solo, indipendente. Se fosse per lui, farebbe il vagabondo in giro per strada, andrebbe per nuove avventure da solo. Lui non vuole stare mai con noi, non infatti vuole sta mai... cercando l'uscita, il cane vagabondo. Esatto. Noi gli diamo tutto l'affetto possibile e immaginabile, lo carezziamo, facciamo tutto quello che possiamo per lui, ma lui non è affatto affettuoso. Uffa. Mentre Camilla si fa accarezzare, anche Kira vogliono stare sempre in braccio, lui, guardate, ci snobba. Però vogliamo vedere come si comporterà in viaggio. E quindi proprio oggi, cioè tra pochissimo, dovremmo partire per Parigi. Dobbiamo così preparare subito i bagagli per noi e anche i bagagli per Ray, preparare tutti i documenti, cambiarci, vestirci e correre in stazione. Già, perché non vi abbiamo detto che andremo a Parigi col treno. Incredibile. Riprenderemo tutta l'esperienza, tutto il viaggio, e seguiteci perché ne vedremo veramente delle belle. Ma adesso siamo in super ritardo, quindi dobbiamo correre a fare le valigie. Dai Sofì, che fai ancora lì seduta a terra? Andiamo. Intanto direi di andare subito nella mia cabina armadio, perché inizierei dalla mia valigia. Ok, dai, sbrighiamoci. Eccomi qua. Ho due opzioni, due possibilità: valigia piccola, valigia grande. Quale scelgo? Beh, ovviamente la valigia piccola, tanto staremo pochi giorni. Valigia grande. No, ma come valigia grande? Ho detto quella piccola. Hai detto giorni. Se avessi detto giorno, un giorno, magari portavo questa. Ma se siamo più giorni, anche se pochi, devo ovviamente portare questa. Ma non c'è bisogno, ma quella è veramente gigantesca. Cioè, guarda, Sofì, arriva la tua gamba. Lui, sei esagerato. Guarda che lo spazio ci vuole. Non stiamo mica partendo per il mare. Quando vai al mare ti porti i costumi, ti porti i copricostume, che sono tutti leggerini, di cotone, occupano poco spazio. Adesso che partiamo e c'è freddo, bisogna portarci i giubbotti, che occupano un sacco di spazio, e anche gli stivali. E poi secondo te li porto soltanto un paio di stivali? Che c'è lì? Non lo so. Cosa, gli stivali? Ray, cosa ci fai qui? È passato da questo spazio. Guardate. Sì, sì, vabbè, ma non importa. Questi stivali non c'è bisogno, dai. Non ti preoccupare. Certo, non che li portare. Sì, lui. Parigi è la città della moda. Dopo Milano, o come Milano, non lo so. Ma comunque lì la moda è importante. E quindi mi porterei anche quelli viola, signoresse. E anche quelli azzurri. No, basta. Ma che tu devi fare con tutti questi stivali? E poi mi porterei anche delle gonne. Secondo me questa qui è carinissima, con tutte queste frange. Sì, sono belle le frange. E questo vestitino. E altri vestitini. Per esempio questo qui. O questo qui. Sì, oh, ma no, non starai esagerando, vi staremo soltanto qualche giorno. Qualche giorno,
punto ci vogliono tantissimi altri vestiti. Lui ci vorrà un po' per preparare la mia valigia. Vabbè, abbiamo capito che non riusciremo a partire, visto che Sophie perderà un'ora qui nella sua cabina armadio. Intanto io direi di fare invece la valigia di Ray, perché anche lui dovrà portarsi delle cose. Soltanto che non ha una valigia, cioè non è che esistono le valigie per cani. Dovremmo utilizzare qualcos'altro, vediamo che trovo. Ecco qua, uno zaino. Andremo a mettere qui dentro tutte le cose che serviranno a Ray in questo viaggio, che sono veramente tante. Allora, per iniziare dovremmo prendere la cosa fondamentale, i suoi croccantini, quello che lui mangia. Perché ovviamente non so se mangia il cibo parigino, non credo voglia mangiare le crepe e le escargot, ma mangerà i suoi soliti croccantini. E mettendoli in uno zaino separato, se mai si dovessero aprire durante il viaggio, almeno non sporcano la valigia. Poi vediamo cosa possiamo prendere. Ovviamente se abbiamo i croccantini dobbiamo anche avere delle ciotoline dove poter mettere i croccantini. Ne prendiamo una per mettere i croccantini e una per mettere l'acqua, così potrà mangiare e bere tranquillamente ovunque. Guardate che belle, si schiacciano e diventano sottilissime e invisibili. Poi importante, importantissimo, i pannolini. Secondo voi possiamo portarci un bebè in viaggio senza pannolini? Assolutamente no, anche perché rischiamo che inizi a fare pipì in treno oppure poi nell'hotel o sulla Torre Eiffel. Immaginate Ray che fa pipì sulla Torre Eiffel. No, non si può fare assolutamente. Quindi pannolini. Fazzola per pettinarlo, fondamentale. Aspetta che hai provato qualche pelo per renderlo sempre alla moda, perché ovviamente deve essere sempre bello e pettinato, soprattutto nella città dell'amore. Quasi dimenticavo! Voi non crederete a quello che state per vedere? Le scarpette per cani! Le ho comprate perché pensavo che mi sarebbero tornate utili un giorno. Sono delle scarpette per chihuahua! Ma voi immaginate, esistono le scarpe per chihuahua! Perché in questo modo i suoi piedini rimarranno asciutti e caldi, così potrà camminare nella città fredda senza sentire freddo. L'unica cosa è che non gliele ho mai provate, quindi non so se lui le accetterà, se gli piaceranno. Penso di sì, secondo me sono molto belle e comode. Ma lo scopriremo una volta a Parigi. Quindi riposiamole e portiamole con noi. Tocca a te. Salviettine per la pulizia è il suo giochino preferito. Quindi direi adesso che abbiamo tutto. Il suo bagaglio è pronto. Possiamo partire. No, in realtà manca il pezzo fondamentale. Manca proprio Ray. Aspetta, dove è finito? Aspetta, ma manca pure la carciofina. Ma manco anch'io, mi devo cambiare. Non posso mica partire così. Ragazzi, siamo in ritardo. Eccoci qui, siamo pronti per andare. E qui c'è piccolo Ray. Ray nel suo trasportino e non ha idea di quello che sta per succedere. Andiamo. Paris, oulala, stiamo arrivando. Ah sì, comunque lui alla fine ha preso entrambi i bagagli. Come entrambi i bagagli? Questo che è quello. Ma come hai fatto a riempirli tutti e due? Spero non sia un problema. Ciao. Aspetta, ma li devo trasportare io? Proprio così, ciao! Aspetta, mi arrivo! Finalmente un po' di relax. Guardate qui, ci sono i tasti per regolare la poltrona. Alziamo le gambe. Adesso abbassiamo anche la schiena. Beh, però anche Ray merita la sua poltrona. Infatti, ragazzi, c'è una sorpresa per lui. Non si aspetta nulla, ma guardate cosa ho portato. È proprio qui dentro. Aspettate, provo a prenderlo. La sua cuccia! Mettiamola qui per bene. Ecco qua. Ray, la tua cuccia è pronta. Dov'è? Lui preferisce stare qui con me. Ray, ma che ci fai qui nella poltrona dei grandi? Decisamente più comodo. Siamo a Parigi! Vedete quella dietro di noi? È proprio la Tour Eiffel, è proprio lei! Sì, Ray, sei emozionato, sei a Parigi, non sei più in Italia. Qui i cagnolini non parlano italiano, parlano francese. Direi che il viaggio è super riuscito e quindi adesso preparatevi perché ne vedrete veramente delle belle qui a Parigi con piccolo Ray. Ci vediamo domani, ciao!